E rieccoci in diretta con Focus, i veneti schiacciati dalla crisi. Beh, riprenderei subito con una cosa molto importante, con Mirella Tuzzato. Che cos'hai in questa cartella, Mirella? Questa cartella è cambiata perché sono talmente tante le buste che sono arrivate questa settimana, specialmente poi quella della famiglia Mazzarollo, che ringrazio veramente infinitamente per questa generosità. Questi sono i soldi, ecco, non li conto un'altra volta, li abbiamo già visti nel perciò filmato. Grazie infinite per aiutare gli ultimi. Poi c'è anche Angela, che è venuta al Banco Solidale e che ha portato €20. Cosa ha scritto Angela? Niente, solo Angela. Cioè, in questo guardate, proprio un fogliettino semplice, credo sia, un'anziana questa, anche Angela. Questa. Guarda che bello. Bertilla. Di Postioma. Ecco, vedete, sono proprio questa è Bertilla di Postioma. €20 senza nome e cognome in un semplice bollettino bianco. Vedi? Bertilla, Angela. E poi apriamo questa, che è ancora sigillata, anche questa è arrivata al Banco Solidale. Vediamo cosa c'è dentro. 50 euro. Anonimo. Liliana D'Aspresiano. Grazie Liliana. Guardate cos'è la solidarietà vera. Poi apriamo queste buste, vediamo cosa c'è. Queste sono lettere che io dovrò leggere sicuramente a Sveglia Veneti, è una. Sveglia Veneti è il programma che tu con Lucio Zanata proprio conducete tutte le mattine. Qui ce n'è un'altra, no? Che aprire la cena impresa, vabbè, facciamo così, vediamo questa, mi sa che è una, anzi grazie per tutte le lettere, le mail, era sempre abbinata a quella, la stessa. Poi Francesco e Valentina, amico di Marini, conosciuto la pastoria di Dosson, hanno portato generi alimentari, due scatoloni grandissimi di generi alimentari. Perciò ringrazio tantissimo, però permettimi Angelo di ringraziare anche tutte quelle persone che sono venute al Banco Solidale anche questo martedì, tutti i bonifici che arrivano, che mi permettono di aiutare queste famiglie, perché io sono convinta, sì, rispetto della persona, però se non hai lavoro non c'è più rispetto di niente. Cioè il lavoro per me è quello che dà veramente dignità alla persona. Tu puoi avere il massimo rispetto, ma se non offri un posto di lavoro anche piccolo a queste persone, l'uomo non c'è più e la donna non c'è più. Quando poi vedo Francesca con questo ictus tremendo che è riuscita a portare avanti una situazione direi quasi insostenibile, proprio con la forza di volontà che abbiamo noi veneti, questa capacità di lottare, è una cosa grande. Però scusami, io vorrei ringraziare anche tutti quei meridionali che si sono messi in fila per donare il sangue a quelle persone che avevano bisogno, 3.000 persone spontaneamente, perché guardiamo che lato positivo, diciamo, di queste 3.000 persone. Diciamo 3.000 cittadini, non 3.000, meridionali. No, è giusto dirlo, Angelo, perché sono meridionali. Sono ed è giusto, noi delle volte andiamo anche gli assegni a loro, perché sono qua integrati. Ma perché no? Perché no? E loro la prima cosa che dicono, ringraziamo il Veneto che ci aiuta. Noi invece questa sera io dico, io veneta, ringrazio loro per questa forma di solidarietà, perché ricordati Angelo che se non ci fosse la solidarietà che arriva per prima in qualsiasi catastrofe, le cose non andrebbero così bene, non solo in Italia, in Europa e nel mondo. Vince sempre la solidarietà, ma quella pulita e onesta che difficilmente dicono il ricco non vuole farla vedere. Il vero solidale si fa vedere, quello che fa la solidarietà, non lo tiene nascosto. È troppo comodo dire la faccio ma non lo faccio vedere. Francesca Martinelli, disoccupata, questa è un po' la sua, ecco, lei ci ha sentiti, ci ha seguiti, ecco. Sì, beh, io vi seguo da una vita, ecco. La Rete Veneta per me non è una novità. Ecco, quali saranno i prossimi suoi passi? Allora, intanto io sto facendo una battaglia solidale a titolo gratuito per promuovere quello che è l'arte, perché io mi occupo... L'arte, cos'è l'arte? L'arte. L'arte. Arte, cos'è l'arte? E io amo molto la pittura, ho sempre... Ah, quindi arte come espressione arte artistica? Arte come espressione artistica, sì, sì. Quindi mi piace scrivere, mi piace dipingere, perché due sono le cose che mi hanno salvato nella vita, la mia arte e lo studio. E comunque, allora,
dove non arrivano gli altri si può arrivare da soli, come diceva appunto l'imprenditore prima. Allora, io faccio nel mio tempo, visto che sono a casa e sono disoccupata, cerco di dare una mano a un'associazione di ragazzi che sono veramente in gamba e ci tengo a dire il nome Mirella. Posso? Madonna. Allora, io devo ringraziare tantissimo l'Arci Fuori Nota, che è un gruppo di Soave, capitanata da Giacomo Trivellon, e gli dico grazie perché mi ha dato un'opportunità grandissima. Ringrazio inoltre, permettimi, l'Accademia della Buona Creanza e... Allora, addio poi ti Veneto, perché la sì, vita è Veneto. Accademia della Buona Creanza. Ecco. Mi sono veronese, purtroppo riesco... Ma il bel dialetto proprio nostro. Ecco, Accademia facciamo della Buona vedere. Creanza. Eccola qua, che dice anche la poesia della lingua in arte. E dopo c'ho anche l'inglese, ma questo mi allora, non so, questa è stata una manifestazione che è stata portata avanti il 3 di luglio a Soave ed è corredata di tutte le opere del maestro Gabriele Scotolati, un vicentino. E poi un altro veloce, un altro libricino lì vicino, sì, mi pare. E ecco. Allora, andiamo veloci perché di Veneto, mi perdoni. C'è. Questo invece è sempre Gabriele Scotolati che ha promosso un fumetto del Bene. Lago Fimone. E poi acquarelli poi, e poi li chiudiamo. Qui abbiamo invece gli acquarelli di Tony Siros, che è un acquarellista di Caorle, molto bravo. Tante brave persone con cui collaboro e che non vengono nemmeno riconosciute per quello che fanno. Lo so, però... Allora... Succede, sono in tanti artisti, sono tanti, in patria, lo chiamiamo così. E dopo si dice che la poesia non dà pane, no? La poesia non dà il pane, l'arte è così. Pietro Fasoli, certo che è bello parlare di arte, ma grazie. Quando c'è fame, quando guarda c'è lavoro... Guarda che mi ha regalato questo, Angelo, aspetta che lo facciamo. Vabbè, vedere. Sentiamo, abbiamo pochissimo tempo, quindi io andrei su... Gian Pietro Fasoli, disoccupato, i suoi passi verso il futuro, per che direzione camminano? Allora, camminano che, premetto, Equitalia permettendo, cercherei di aprirmi di nuovo un'attività. Cosa pensi di aprire? Sempre nell'ambito Movimento Terra. Movimento Terra. Cosa piccola... come si dice in dialetto, aver 1000 franchi che parami alle mosche che mi gira intorno. Come? Aver 1000 franchi? Aver 1000 franchi in scarsella, paparame io le mosche che mi gira intorno. Bella questa qua, bella. Ecco, però una domanda, quanti anni ha? 58. 58 anni si riparte. Per forza, perché non trovando lavoro cosa si fa? Qualcosa si deve pure inventare per mangiare. Fabio Barì, giovane, l'abbiamo un po' trascurata, ma ecco, l'abbiamo lasciata sognare con i suoi cani, con i suoi gatti, no? E anche con le persone con le quali lei è in rapporto e che sta aiutando direttamente o indirettamente con la sua associazione. E tra l'altro noi stiamo anche dando vita alla nuova sede dell'associazione, che non sarà un canile, non sarà un gattile, ma sarà una casa degli animali. Una signora, insomma, che è molto amante degli animali e ci ha concesso, incomodato d'uso gratuito tempo illimitato, un casolare che abbiamo preso per mano e stiamo restaurando, e sarà una struttura dove gli animali potranno vivere come fossero una famiglia. Ma la cosa importante è che, insomma, questi animali dovranno comunque trovare una casa, non è che rimarranno lì per tanto tempo. La cosa importante, dicevo, è che in questa struttura però vorremmo donare del tempo alle persone che hanno bisogno, cioè le persone possono passare, c'è chi è senza lavoro, che secondo noi, oltre al discorso sì, è vero che deve trovare lavoro, però ha bisogno anche magari di impiegare la propria giornata per non stare a casa a deprimersi o comunque a pensare sempre a quello che gli è capitato nella vita. Allora, in questa struttura, che sarà proprio una vera e propria casa, le persone potranno venire là, dare una mano, passare un po' di tempo con gli animali. Sappiamo, insomma, che oggigiorno la pet therapy serve molto per la terapia con gli animali. Grazie agli animali. Esatto, si guarisce stando con gli animali, no? Per cui, cioè, in questo modo possiamo anche dare un aiuto concreto alle persone, far passare del tempo, che vengono là, fanno un po' di volontariato, insomma, all'interno della struttura, e così, insomma, rendiamo... Senti, in quanti siete come associazione Mamma Rosa? Allora, come volontari attivi siamo circa una trentina. 30 volontari? Sì, noi abbiamo una pagina... Porta bene il numero 30, Sì, infatti. Noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Amici del Rifugio Mamma Rosa, che è seguita però da più di 20.000 persone.
Ai laureati regalano anni di contributi pensionistici, ai lavoratori fanno vedere la pensione con il binocolo. Questo qui evidentemente è uno che sta aspettando la pensione, che le continue riforme hanno allontanato, ed è uno di serie di gravi problemi. No, Giovanni Pagagnani. Sì, purtroppo anche la questione, diciamo, della pensione, di maturare la pensione, e dopo il problema è anche che le cartoline arancioni che sono arrivate in questi, sì, le famose buste arancioni, io pensavo un giovane che si mette a lavorare, che decide di fare il dipendente, gli arriva magari una cartolina con la quale gli dicono che andrà in pensione a, che ne so, 75 anni, no? E quindi ha una carriera lavorativa di 40 anni, 50 anni davanti. Credo sia una tragedia, oltre che un'ingiustizia dal punto di vista sociale, perché non possiamo a questi giovani, ai giovani che ci avvicinano oggi al mondo del lavoro, negargli un diritto che altri hanno avuto in una forma completamente diversa. Credo che sia opportuno ragionare per riequilibrare le situazioni, ma soprattutto perché non è che si devono toccare le pensioni, bisogna toccare le pensioni, quelle che non garantiscono la, come posso dire, la sopravvivenza o un tenore di vita decoroso, ma quelle che danno un plus ultra che non è più sostenibile in una società come questa, in una situazione come questa, in cui tutti stanno facendo dei grandi sacrifici. Comunque lo Stato purtroppo da questo punto di vista sta fallendo sia in termini economici, ma soprattutto sta fallendo anche nei termini, diciamo, sociali. E se vogliamo continuare a credere nello Stato, perché dobbiamo continuare a credere nello Stato, perché ci vuole una norma, ci vuole una regola, ci vuole qualcosa, queste disuguaglianze così palesi devono essere assolutamente riequilibrate. Per una giustizia nei confronti delle generazioni future che stanno arrivando, con le quali dobbiamo avere la stessa dignità di guardare negli occhi i nostri figli o quelli che sono, che saranno i figli dei nostri amici, che hanno un'età molto più giovane, che dobbiamo garantire quello che abbiamo dato ai loro padri e forse anche ai loro nonni. Sindaco di Tribano, Pier Giovanni Argenton, guardare negli occhi i nostri figli, per che narrazione fare ad essi? Che racconto far loro? Allora, prima si diceva quando usciremo dalla crisi, no? Io ho una mia idea di quando usciremo dalla crisi. Noi usciremo dalla crisi quando ci renderemo effettivamente conto. Innanzitutto dobbiamo abbandonare le paure, questo è alla base. Dopodiché, quando abbiamo abbandonato le paure e ci renderemo conto che tutto quello che vediamo fuori, tutto, perché qualsiasi esempio voi mi fate, io vi dico che è vecchio, tutto quello che vediamo fuori e tutto quello che viviamo anche nei servizi, partendo dai comuni, anche i comuni sono vecchi, i comuni devono fondersi, dobbiamo per forza arrivare a... Ma quando ci renderemo conto che tutto quello che vediamo è vecchio e non avremo più paura del nuovo, noi usciremo dalla crisi. Perché le case andranno costruite con nuovi criteri, dove si riscaldano e si raffreddano solo con il fotovoltaico, quindi la gente risparmierà il gas, risparmierà. Le macchine andranno naturalmente a corrente, non andranno più col petrolio. Cioè, qualsiasi esempio voi mi fate di quello che vediamo intorno a noi è vecchio. Quando abbandoneremo le paure e cominceremo a guardare al nuovo, e non avremo paura del nuovo, e cominceremo a fare le cose che la tecnologia perché poi gli americani copiano da noi, vi posso portare esempi, non posso fare nomi e cognomi perché sennò farei della pubblicità. Ci sono degli americani che vengono a vedere le nostre aziende, determinate nostre aziende, e dicono che siamo 20 anni avanti a loro, e naturalmente vogliono questo know-how, integrarlo con noi, eccetera. Poi noi, quando arriveremo a utilizzare quello che utilizzano gli americani attraverso le nostre teste, e lì abbiamo visto prima passare messaggi, i nostri giovani vanno all'estero, eccetera, ad arricchire gli altri, poi quando arriveremo noi fra 10 anni diremo che loro sono sempre più avanti. Non è vero. Noi siamo avanti quanto loro, solo che loro iniziano prima il processo di cambiamento, iniziano prima a costruire il nuovo, iniziano prima a usare la tecnologia. Esposto un esempio di un produttore americano che è venuto nel Padovano, aveva tanti soldi da investire, convintissimo proprio dalla ricchezza, dall'innovazione di questa azienda padovana, si è fermato davanti alla burocrazia, si è fermato davanti a chi ha chiesto, io sì, ti do i permessi, ti concedo, però cosa ho in cambio?
e torniamo al discorso di un'Italia che sarebbe fortissima, però cos'ha? La burocrazia, cos'ha? Il Made in Italy che non è protetto, tutta una serie di cose. Questo è il vero problema. Ma questo è il vero problema. Chiedo gentilmente di essere contattato, sono stato derubato da banche e ingannato da avvocati. Sono un imprenditore. Mi hanno messo in strada, mi hanno tolto anche la casa. Aiutatemi, grazie. Signor imprenditore, noi siamo qui per sentire la sua voce, ci contatti direttamente. No, lo chiamo io domani. Lo chiami tu, ecco, troviamo come il telefono. Solito. Sì. Ecco, la chiamiamo e sicuramente il suo è un caso. Ho tutti che i numeri di telefono, anche dei furbetti, sai. Hai anche il mio, sì. Hai anche il mio telefono. Sì, sì. E allora, Mari, cosa dire davanti a questo imprenditore? Lei da sindacato, da sindacalista. Cosa si può dire? Non si può dire niente, nel senso che bisogna cercare di continuare come si sta facendo per dare una mano e poi per non arrivare alla disperazione, perché poi situazioni di questo tipo, per carità, poi dietro bisogna capire bene cosa c'è, chiaro. Ma perché situazioni di questo tipo poi no, arrivare alla disperazione un attimo, e come abbiamo visto poi suicidi eccetera, proprio perché siamo quel popolo, noi veneti, che a volte ci vergogniamo, no, di dimostrare, come fosse quasi, no, una colpa, e invece no, dobbiamo davvero superarla, dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto, e avere il coraggio di chiedere aiuto ci fa poi capire che di fatto c'è gente, a volte no, io, che ti dà una mano, certo. A volte la mano vuol dire anche una parola, vuol dire anche la condivisione di, no, una telefonata, che uno ritrova la forza poi per andare avanti. Perché poi capisco che è retorica, però cos'altro possiamo fare se non... Sentiamo il nostro imprenditore che vuole ripartire, che si è fermato e vuole ripartire. Ecco, io dico una cosa. Allora, si parla sempre di dire, di non aver paura di parlare, di dire di questo... Io personalmente, non mi vergogno di dirlo, ho un problema con Equitalia. Mi sono rivolto, siccome le mie finanze sono a zero, mi sono rivolto a varie associazioni di categoria di consumatori. Mi sono sentito dire, venga qua, sì, facciamo, quando è stato il momento, 1.500 euro subito e 5.000 euro dopo. Se mettiamo sempre davanti il denaro, non andiamo da nessuna parte. Cioè l'aiuto concreto deve essere di tutti, fra tutti. Anche le associazioni di categoria. Questo è il discorso. 5 milioni di poveri totali e 8 milioni di italiani quasi poveri. Renzi non capisce niente di economia. Italia sempre più in basso, peggio della Grecia. Che Sandonà? Ma soprattutto anche adesso, tornando al discorso sempre del lavoro, il dramma vero è la mancanza di lavoro. Prima c'era un messaggio che passava che prima ci volevano 5 minuti prima di trovare lavoro. L'abbiamo commentato. E dopo 5 anni, e soprattutto di certe categorie di persone, ecco, i giovani, soprattutto quelli che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, e le persone che magari perdono in maniera quasi sempre sventurata per motivi, diciamo, di crisi aziendali o di vicissitudini particolari, eccetera, dopo una certa età, dopo i 45-50 anni, queste persone non riescono più a trovare un posto di lavoro e essere riallocate nel mondo, diciamo, produttivo, pur avendo molto da dare ancora, perché in termini di esperienza, anche di forza, di motivazioni, queste persone molto spesso hanno più da dare, queste persone, che non magari qualche 25-30 anni, diciamo, dei giorni nostri, però vengono esclusi e emarginati dal mondo del lavoro, e questo è il nuovo dramma che stanno vivendo intere, diciamo, una classe proprio ben precisa di veneti e moltissime persone del nostro territorio, ecco. Pensiamo anche al dramma degli esodati, che è stato prodotto dalla legge Fornero, e quelle persone che sono trovate nel mezzo e non sono né andate in pensione e hanno perso anche il lavoro, ecco, ma proprio abbiamo un'identità ben precisa di queste persone, ecco. Leggiamo una riflessione: fare la carità vuol dire mantenere la povertà. I nostri poveri hanno bisogno di dignità e non di compassione. Sì, perché immagino con dignità, secondo questa, bravi.
Madonna, andiamo a casa sua. Mi sembra molto un alibi per dire. Cioè, una roba grande, vedi? Allora, noi passiamo di nuovo la parola ad Giuseppe Alban. Adesso so il suo nome, prima non lo ricordavo. Che cosa fa, ma sia breve però, che cosa fa e come ha incontrato la Madonna? No, io sono, diciamo che sono, vado per le case, faccio le pulizie, mi è capitato di entrare in questo luogo così casualmente, di aver ricevuto una lettera di mia madre che era morta 5 anni prima e che mi sono subito sconcertato. E ho provato grande emozione, però voglio dire due cose sulla Madonna del Monfenera, che si chiama Regina degli Angeli Custodi. Una cosa molto bella, ho portato una persona malata e poi a Natale gli ho fatto un regalo, gli ho portato una pianta, sono andato dal fiorista, ho preso un'orchidea, dall'altra parte dell'orchidea non c'era niente, ho detto signorina mi metta una farfallina, un fiorellino, qualcosa, un oggetto per fare tipo bomboniera. Ma non ci piacciono le farfalle, mi ha detto. Le metto io qualcosa, abbia fiducia, le metto io qualcosa. Mi ha messo due ali dorate, una cosa che subito non ho capito, due ali dorate. E poi per strada ho capito la Madonna e mi ha dato un segnale che ho portato questa malata lì sul Monfenera. Devo dire che poi sul Monfenera è apparsa la Madonna e in quell'occasione era tutta vestita dorata. Messaggi che io leggo così. Una cosa un po' meno bella è che ho fatto due grandi omaggi alla Madonna del Monfenera, un cartello educativo e un altarino con un Sacro Cuore di Gesù, che naturalmente mi è stato rifiutato e sono stato anche allontanato, e questa è una cosa completamente strana. Ecco cosa succede. Bene, speriamo che la Madonna, la Vergine del Monfenera ci assista, ci faccia indirizzare verso lidi migliori anche sotto il profilo economico. Bene, facciamo una carrellata rapida, abbiamo appena 7-8 minuti di tempo tutti quanti. Ecco, Fabio Marin, ecco, dove andiamo? Dove andiamo? Allora, se volete venire a trovarci o comunque sostenere la nostra associazione, vedere quello che facciamo, potete visitare il nostro sito amicidirifugiomammarosa.it oppure la nostra pagina Facebook Amici di Rifugio Mamma Rosa. Ripeto che noi aiutiamo gli animali, ma aiutiamo anche le famiglie, insomma, che sono quando in difficoltà. Quando cala la sera, lei è soddisfatto o meno della sua giornata? Sono soddisfatto, ma molte volte deluso da quella che è l'umanità e da come si comporta nei confronti sia dell'umanità che degli animali. Gian Pietro Fasoli. Beh, l'augurio che posso fare un po' a tutti in generale. Dove che... andiamo secondo lei? E questo è, come si dice, fammi indovinare e ti farò ricco. A saperlo qua dove si va. Certo è che nelle situazioni in cui siamo, certo, non si va al meglio. Cosa dice la gente che la incontra, i suoi coetanei, quando va all'osteria, se va, oppure no, in piazza? L'osteria ci vado poco. O in piazza, o comunque... C'è molta preoccupazione perché non c'è la chiarezza, non c'è... E specialmente anche nei giovani, sono sempre lì che non vedono un futuro. Francesca Martinelli. Io spero che i sordi comincino a sentire. Mirella sa di che cosa parlo. E cioè? Ce lo dice un po' così senza rivelare segreti? No, non è un segreto. Cioè voglio dire che mi viene da collegarmi ancora al discorso delle banche, no? Quando noi facciamo un errore, la banca arriva a farsi le revocatorie. La mia domanda è, per quale motivo la Banca d'Italia non può fare una revocatoria a questi delinquenti? Perché c'è dentro anche lei. Ok, la domanda, io chiedo una risposta, ai politici su questo, perché io devo subire una revocatoria e loro non la possono subire? Invece di evitare... Andiamo indietro, cioè andiamo a recuperare il mal tolto, no? Porca miseria, il capo dello Stato cosa fa lì? Servirà pure a qualcosa. Taglia nastri. Invece di aiutare le famiglie e le imprese, mantengono gli immigrati in albergo. Ho masticato la parola. Invece di aiutare le famiglie e le imprese, mantengono gli immigrati in albergo, vadano a casa loro, compreso Renzi. Pacagnan, dove andiamo? Ma andiamo in un mondo diverso, sicuramente più povero di denaro, ma sicuramente più ricco di valori, perché saremo
se non consapevoli, quantomeno costretti a riscoprire i valori che hanno caratterizzato questo territorio, che sarà un mondo peggiore se visto con gli occhi vecchi, ma un mondo migliore se visto con una visione un po' più ampia. Io comunque mi considero un fortunato, primo, e se mi chiede se alla sera sono soddisfatto di quello che ho fatto, sempre, perché per quanto male è andata sempre bene, perché sono arrivato a casa, quindi per me va sempre bene. Siamo arrivati a Baita, come direbbe il nostro Rigoni Stern, a conclusione del suo libro Sergente delle Nevi, no? Della ritirata in Russia. Esatto. Siamo tornati a casa, a Baita, no? Esatto. Sindaco di Tribano, Pier Giovanni Argenton. Ma direi da un punto di vista di sistema, se noi non cambiamo, non facciamo in maniera veloce delle riforme importanti, ristrutturando, partendo dal basso e non solo dall'alto, perché adesso si sta ristrutturando qualcosa nell'alto, ma insomma con grande fatica, ma bisogna anche poi queste riforme, queste novità e ristrutturazioni portarle anche nel basso, anche nei comuni stessi e nella burocrazia e nella nostra organizzazione come Stato, non andiamo da nessuna parte. Se non facciamo questo, non andiamo da nessuna parte. Dopodiché, per quanto riguarda, volendo essere ottimista, perché lo sono di natura, per quanto riguarda invece quello che possiamo fare noi come persone per darci una mano in tema di solidarietà, in tema di far rete, eccetera, dove c'è molto da fare, però lì invece sono più ottimista perché, voglio dire, abbiamo tanti esempi e questo nuovo modo poi di pensare che anche i giovani stanno portando avanti, no? Fatto, come diceva l'imprenditore che ho a fianco, di dialogo, di solidarietà, di valori e non più, no? di ricerca spasmodica del denaro, credo che ci possa dare la svolta. Però alla base di tutto c'è l'allontanamento della paura. Il Papa dovrebbe vendere le proprietà del Vaticano e mantenere gli immigrati invece di predicare. Beh, noto che da parte dei nostri telespettatori c'è un certo astio verso la Chiesa, verso i preti, per questo loro spirito di accoglienza. Non so, è un sentimento che sta crescendo. Sia io in questi giorni che sto sostituendo il direttore Bacialli in questa trasmissione, vedo tantissimi messaggi, proprio questa specie di cattiveria. Predicano tanto, ma perché loro non operano in maniera... Ma è un sentimento che noi registriamo, perché lo vediamo nei nostri messaggi. Cosa dice Marie? Ma sul fatto di cosa ci si può aspettare, io vorrei essere così ottimista di pensare che poi le crisi portino un cambiamento in meglio. Io non vedo, a parte poche buone esperienze, che stiamo andando verso. Io di solito vedo che le crisi, di solito chi ha i soldi se li tiene sempre più stretti e cerca di nasconderli aspettando che poi, no? Per paura di doverli dividere. Però questo fa il passo anche col fatto che non possiamo, però, ognuno di noi, io parlo per me, dobbiamo prenderci però anche un pezzo di responsabilità, perché il cambiamento non possiamo sempre aspettare dagli altri, dobbiamo anche noi, chi poi ha un ruolo, una possibilità, agire quel pezzo di cambiamento, altrimenti le cose sicuramente non cambiano. C'è un detto che circola tra gli economisti americani, l'economia americana: il denaro è come il letame, se sparso è fertilizzante, si è accumulato, è asfissiante, uccide la vita. Bene, cosa si è registrato in questi ultimi 30 anni, ma soprattutto negli ultimi anni? Che il denaro si è accumulato in pochissime mani. Un esempio: direttori di banche che guadagnano 1.400.000 euro dopo aver sfasciato le banche, che hanno guadagnato 4 milioni di euro avendo sfasciato le banche, che guadagnano 1 milione di euro avendo sfasciato le banche, e cito casi concreti che leggiamo sui giornali tutti i giorni, no? Mentre il dipendente bancario ha avuto uno stipendio di fatto raffreddato, congelato. Non parliamo poi del mondo industriale. C'è un gruppo industriale, e sono spartiti alcuni fratelli, giusto, non dico il numero per non individuarli, 70 milioni. Però hanno licenziato a manetta o hanno riconvertito a manetta. Ecco, questo è il problema, che i soldi si sono accumulati in pochissime mani, tant'è che si dice che l'1% possieda il 99% della ricchezza. A lei, sì, per quasi la conclusione, che poi la facciamo fare alla nostra Mirella.
però bisogna anche ripartire dalle cose buone che abbiamo in Veneto. Cioè, il Veneto ancora, cosa abbiamo di buono in Veneto? Beh, il Veneto ancora, se parliamo dal punto di vista lavorativo e delle attività produttive, insomma, ha ancora un tessuto industriale, economico, insomma, che è vivo, è importante, e riesce a stare sul mercato, esporta e partecipa alle fiere, fa dei prodotti anche all'avanguardia. Abbiamo degli esempi anche sui nostri paesi, insomma, di imprenditori che si inventano dei lavori, che fanno delle cose che sono straordinarie e che ci vengono, come diceva prima l'imprenditore, che ci vengono anche copiate, diciamo, all'estero, certo. E si trovano anche all'avanguardia nei confronti di certi altri, magari, professoroni che arrivano da paesi. La Lega cosa pensa sul futuro del Veneto? Più avanzati. Ma la Lega crede fortemente nel Veneto e crede fortemente nel nostro sistema. Certo, abbiamo avuto delle difficoltà, se pensiamo al settore pubblico, prima sentivo parlare del patto di stabilità, che sicuramente ha messo in difficoltà tantissime imprese che lavoravano, per esempio, nella costruzione delle strade, nei lavori pubblici, eccetera, e questo è stata una cosa che c'è stata ancora una volta calata 7-8 anni fa dall'Europa, e quindi i comuni avevano le casse piene di soldi, ma non li potevano semplicemente spendere, lo dico da amministratore comunale. Io dico che bisogna ripartire dalle cose buone, ripartire dal nostro Veneto, dalle persone del Veneto, e guardare anche con positività al futuro, anche se abbiamo una situazione che obiettivamente in molti casi è difficile e anche forse a volte sottovalutata, perché come prima si diceva, i veneti hanno difficoltà a recarsi dall'assistente sociale nei comuni a chiedere aiuto, cioè c'è sempre una forma di pudore, c'è sempre una forma di si sta un po' attenti quando si parla delle proprie cose, invece ci si dovrebbe aprire di più, bisognerebbe parlare più dei propri problemi e cercare, appunto, di aiutarci insieme, anche con persone come Mirella, che fanno un lavoro che è veramente fuori dal normale. Mirella Tuzzato, il pensierino della notte, e poi ci salutiamo. Allora, tu hai detto dove andiamo. Allora, noi andiamo domani andiamo ad aiutare. Ma concretamente aiutare, non a parole, con i fatti. Perché quando io vedo certi messaggi che dico, io vorrei che il sindaco di Tribano ne è testimone, cosa abbiamo fatto questa settimana la grande famiglia di Rete Veneta. Ricordati, Angelo, e lui è testimone, se non ci fossimo stati noi, due ragazzini non avrebbero né mangiato, né si sarebbero vestiti e sarebbero portati via, sindaco, ripeto, e testimone, alla loro famiglia. Noi siamo riusciti a fare questo e io ringrazio veramente la grande famiglia di Rete Veneta e in questo caso anche il sindaco di Tribano, che mi è stato vicino, perché ho bisogno anche di loro, perché da sola non ce la faccio, e mi ha aiutato in questo percorso faticosissimo che abbiamo fatto assieme questa settimana. Ecco, questo bel esempio raccontatoci da Mirella Tuzzato e sottolineato dal nostro sindaco di Tribano Pier Giovanni Arzon. Noi chiudiamo questa puntata di I Veneti schiacciati dalla crisi, appuntamento a domani sera con Focus. Buona notte a tutti. Fino al 31 luglio approfitta dell'offerta a canone zero. Informati sul sito ascotrade.it. Betty Motors, concessionaria Skoda per Padova e provincia, a Piove di Sacco. www.bettinmotors.it